Buongiorno e buon venerdì 12 giugno 2020. Finalmente, aspettavamo tutti questo momento, noi maschietti, ma anche qualche femminuccia a cui piace il calcio maschile, perché anche il calcio femminile è bello, ci mancherebbe. Oggi il calcio italiano torna ufficialmente in campo, lo fa con la Coppa Italia, con Juventus Milan e domani credo Napoli Inter. Oggi Juventus Milan ripartiranno dal punteggio dell'andata, se non mi sbaglio, 1-1. Beh, diciamo che io, essendo diciamo di fede rossonera, il mio pronostico ipotetico è vado su un X2 primo tempo e niente, diciamo che per fortuna stavo sentendo poco fa la TV, visto che sono rientrato da poco a casa dopo 2 ore di lavoro, che almeno oggi dovrebbe essere molto buono il tempo sulle ovunque, in tutta la penisola italiana. Meglio così, visto che insomma questa settimana, se vogliamo, anche un po' di quella scorsa, sono stati giorni davvero terribili. Abbiamo visto tutto al telegiornale con piogge torrenziali, torrenti di acqua, Venezia con l'acqua alta, quindi questo maltempo ha causato tanti danni alle città, all'agricoltura, a tutto, insomma. E sempre prima leggevo, beh, per me non è proprio una bella notizia. È arrivata la breaking news dalla WWE che Paul Heyman, che era il direttore esecutivo di Monday Night Raw, purtroppo è stato privato del suo compito di direttore esecutivo di Raw. Se non mi sbaglio, c'era scritto che al suo posto ci sarà Bruce Bichard. Mi dispiace anche perché Paul Heyman, insomma, è bravo e poi, vabbè, sappiamo tutti, il suo impiego principale è quello di essere l'avvocato del cliente regnante, indiscusso e quant'altro, Brock Lesnar, che mi auguro di vedere presto a Raw, tra non molto, speriamo, chissà. Non ho letto notizie ufficiali su SummerSlam, però speriamo che, se non in un panorama con un pubblico, perlomeno magari che la federazione possa studiare qualcosa di particolare, un po' come fatto con WrestleMania ad aprile. Perché ricordo che SummerSlam è il secondo pay-per-view più importante della federazione, secondo solo a WrestleMania. D'altronde, storicamente a SummerSlam ci sono state sempre delle sorprese, che sia in negativo o in positivo, ma comunque il pay per view più caldo dell'estate ci ha sempre regalato grandi emozioni. Proseguendo un po' nel parlare di WWE, diciamo che questo tentativo che la compagnia dei McMahon sta mettendo in atto, un po' del ritorno della Wild Card Rule, magari lo si fa, credo, principalmente per aumentare un po' gli ascolti. Però, diciamo, dall'altro lato, ovviamente, questa Wild Card Rule, o come viene anche chiamata Brand to Brand Invitational, versione 2.0, bisogna utilizzarla con logica. Beh, comunque ho letto più o meno che sono state messe delle regole a questa Brand to Brand Invitational,
Certo, io per quanto riguarda SmackDown, che è stato da sempre il mio show numero uno, come posso dire, sono un po'... ma non credo solo io, diciamo che, cioè, che sia SmackDown o magari Raw, parliamo dell'All Elite. A volte bisognerebbe un po', diciamo, lanciare tutti quegli atleti che magari purtroppo per tanti anni, per tanto tempo, cioè non hanno mai visto le luci dalla ribalta. Sì, magari in WWE abbiamo avuto il periodo con il Maharaja, Jinder Mahal campione. Poi, insomma, come sappiamo un po' tutti, i vari regni dell'orrore di Brock Lesnar, che però, beh, se parliamo di Brock Lesnar, parliamo di un atleta tutto tondo che, oltre a spaccare, appunto, sedere, buca proprio lo schermo. Invece, cambiando argomento, passando a una notizia che tornando a casa ieri sera sentivo da mio padre, che praticamente mi ha riferito che dal 15, quindi da lunedì prossimo, varie attività sportive come pallacanestro, pallavolo e forse credo qualcun altro potrà ricominciare. Beh, sicuramente credo che innanzitutto quegli ambienti, quindi palazzetti, tensostrutture, magari dando riferimento a noi qui di Trani, che sicuramente dovranno essere igienizzate e sanificate, diciamo, sia ora che si riapriranno, ma questa operazione che voi credo che comunque... appunto per questioni sempre di salute e di igiene dovrebbe essere fatta sempre indipendentemente dall'epidemia o meno, quindi dopo ogni allenamento o la partita bisognerà appunto igienizzare e sanificare il tutto. Beh, questo credo ci rende sicuramente più responsabili. Ci deve far entrare nell'ottica che, come si dice, una volta appunto fatto l'allenamento, la partita, nel rispetto nostro e soprattutto di chi andrà ad utilizzare quello spazio dopo di noi, è giusto che lo facciamo trovare pulito, come potrà sembrare banale, ma in realtà credo non lo sia. Il discorso, no, quando si usa la toilette è normale che quando si finisce poi bisogna, cioè bisogna tenere quell'ambiente sano, perché poi sicuramente ci saranno altre persone che lo useranno dopo di noi, quindi e questo ne va del rispetto, ho detto, sia nostro che degli altri. Ma soprattutto quello che io cerco di fare sempre ogni giorno è diciamo, la giusta attenzione che quando noi usciamo fuori da casa nostra dobbiamo avere per noi, per gli altri, per l'ambiente, chi magari appunto possiede un'automobile, anche lo stesso fatto di non rimanere a lungo con la macchina accesa. Oltre perché consuma quello che sia, benzina, gasolio, ma perché crea uno smog e un danno all'ambiente. Ma comunque, insomma, non voglio fare adesso una lezione di civiltà perché non mi sembra il caso, credo che tutti un po' sappiamo tutte queste cose. Quindi, allora, domani vi rimando all'appuntamento con la recensione di SmackDown. Se non ce la faccio domani, pubblicherò domenica il video con i pronostici di Backlash 2020 in onda sul WWE Network nella notte tra
domenica 14, lunedì 15 giugno, che sentendo un po' Michele Busso e Luca Franchini pochi giorni fa su YouTube, forse sarà il loro ultimo pay per view che commenteranno su Sky. E beh, anch'io sono curioso come andrà a finire questa storia. Diritti tra la WWE e Sky Italia. Per il resto, noi ci becchiamo quando prima. Buon proseguimento a tutti e buon inizio di conclusione di settimana. Ciao.